Allora, buongiorno a tutti. Oggi è il 21 di aprile. Allora, invito il segretario a chiamare l'appello. Prego, dottoressa. Ore 12:58, Frasca Polara. È presente, autorizzo la registrazione. Amore. Mi sente, consigliere Amore? Vabbè, però Sono avanti. problemi di collegamento. Di Napoli. Presente, autorizzo la registrazione. Forzinetti. Gallè, Governale, Longo, Presente, autorizzo la registrazione. Palumbo, Presente, autorizzo la registrazione. Romano, Presente, autorizzo la registrazione. Cambri. Assente. Sei presenti, quattro assenti. Dottoressa, sono 5 presenti. Allora, gli Buongiorno. assenti. Chi è entrato? Allora, gli assenti sono Amore. Governale, poco fa era assente, mi sente, consigliere Governale, ora è presente. Sì, ho perso la connessione. Presente, autorizzo la Consigliere registrazione. Amore, mi sente? Lo vedo che è entrato, ma non mi sente. Comunque, assenti al momento sono Amore e Forzinetti e Gallè, sette presenti. Allora, verificata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta odierna. Allora, passo al punto numero uno, comunicazioni del Presidente. Allora, come vi ho anticipato prima Buongiorno, dell'inizio della voce. la registrazione. Scusi, per. Allora, presente Amore. Allora, come vi ho anticipato prima dell'inizio della registrazione, domani 22 aprile sarà presente in videoconferenza l'assessore Maria Prestigiacomo. Unitamente con l'assessore Prestigiacomo saranno presenti in videoconferenza due tecnici che afferenti all'assessorato che fa capo all'architetto Prestigiacomo, che sono l'architetto Cittati e l'architetto Di Lorenzo del Casale. Allora, sarà l'occasione per riprendere il discorso che era stato interrotto durante una precedente seduta, già avviato con l'architetto Cittati. Relativamente ai cantieri in via Montepellegrino e in via la Regione Siciliana per la messa in sicurezza e rifacimento del solaio del canale Mortillaro. Dopodiché sarà anche l'occasione per discutere con l'assessore delle questioni rimaste sul tappeto, in particolare mi riferisco al servizio di manutenzione strade e marciapiedi che fino all'anno Buongiorno. scorso era assegnato alla RAP. Buongiorno. Autorizzo la registrazione. Dice sì. Dicevamo che era assegnato alla RAP e che invece è stato stralciato dal nuovo contratto di servizio, ad eccezione esclusivamente della messa in sicurezza di strade e marciapiedi. Al riguardo vi è una delibera di giunta dello scorso dicembre, proprio che fa riferimento a questo nuovo servizio
attraverso l'accordo quadro per la manutenzione di strade e marciapiedi. Io vi ho inviato un'email la scorsa settimana in cui vi ho anticipato questa partecipazione e vi ho anche elencato tutte le deleghe che sono assegnate all'assessore Prestigiacomo. Quindi ovviamente gli interventi riguarderanno le deleghe dell'assessore Prestigiacomo. Poi vi volevo anche dire che... Scusate. Allora, vi volevo anche dire che noi sappiamo bene che 2 giorni addietro abbiamo avuto la partecipazione dell'ormai ex assessore Costumati, il quale ha ricoperto per poche settimane l'incarico di assessore con delega anche al verde, e lo stesso assessore Costumati aveva preannunciato una conferenza di servizi che si sarebbe dovuta svolgere e che si è di fatto svolta ieri. Conferenza di servizi convocata in loco, ovvero a Villa Costa. A questa conferenza di servizi ha partecipato in rappresentanza della giunta il vice sindaco e l'assessore Marino. A seguito di questa conferenza di servizi è stato emanato un comunicato che vi ho girato, in base al quale dal prossimo 26 aprile partiranno i lavori all'interno di Villa Costa in Viale Lazio ad opera delle maestranze di Reset e Coime. Decisione è stata presa questa mattina dopo un ultimo sopralluogo dove tra gli altri erano presenti il vice sindaco Gianbruno, assessore Marino, il presidente della Reset Perniciale, il direttore generale della RAP Licausi, dirigente dell'area verde di Trapani e funzionari e tecnici. E funzionari tecnici dell'amministrazione comunale del COIME. I lavori interesseranno la sistemazione dei viali, della parte in muratura, della fontana e tutta l'area verde interna. Per quanto riguarda invece l'immobile che si trova all'interno delle coste, oggetto di discussione di vandalismo, questo sarà recintato in attesa del progetto di ripristino della struttura che sarà definito e presentato dal COIME. Io spero di avere al più presto l'assessore, il vice sindaco Giambrone, per illustrare gli interventi di riqualificazione dell'area verde e anche per quanto riguarda la struttura. Fermo restando che ancora non è chiaro quale sarà la destinazione di questa struttura, perché io ricordo molto bene che ormai ancora prima della pandemia vi fu una diatriba in giunta tra l'assessore all'epoca alle culture ad Andarascia e l'assessore alla cittadinanza solidale Mattina rispetto alla destinazione di questa struttura e all'utilizzo di questa struttura. Di fatto poi da quel braccio di ferro non scaturì alcuna decisione, perché poi l'immobile è stato riconsegnato al settore patrimonio, quindi l'immobile non è più in capo al settore della cultura, bensì è in capo al settore del patrimonio, quindi ancora deve essere destinato, quindi non si conosce quale sarà la destinazione dell'immobile, della struttura. Io ricordo che l'anno scorso abbiamo avuto anche l'assessore ad Andarascia in circoscrizione, poi si dimise e abbiamo anche in quel caso discusso della struttura che si trova all'interno di Villa Costa. Era stato anche descritto un percorso per quanto riguarda la destinazione di questa struttura. Poi purtroppo questo percorso dopo pochi giorni fu interrotto perché l'assessore, ricorderete bene, la scorsa estate si dimise e poi appunto la
non vi è stata più la volontà da parte del successore a mantenere la struttura in capo all'area della cultura, tant'è che in questo momento l'area si trova al patrimonio, quindi deve essere ancora, quindi dobbiamo anche capire e fare la nostra parte rispetto alla destinazione di questo immobile, che ancora non è stato assegnato. Quindi a breve vi farò sapere quando potrà essere presente l'assessore, il vice sindaco Giambrone. Non so dirvi chi sarà il nuovo assessore al verde, perché ancora di fatto non abbiamo avuto un provvedimento del sindaco per quanto riguarda la sostituzione dei due assessori che si sono dimessi, l'assessore Pianpiano e l'assessore Costumati. Quindi ad oggi le deleghe sono formalmente ritornate al sindaco, quindi non sappiamo ancora chi sono i nostri interlocutori per quanto riguarda il verde e per quanto riguarda le attività produttive, né le altre deleghe che erano state assegnate all'assessore Costumati. Però verosimilmente l'assessore Marino credo che avrà a breve riassegnate le deleghe al verde, se non altro perché ha partecipato a questa conferenza di servizi, però ad oggi ancora non c'è stato nessun atto formale da parte del sindaco, quindi rimaniamo alla situazione che vi ho poc'anzi descritto. Poi, per quanto riguarda le altre comunicazioni, allora è mio intendimento convocare una conferenza dei capigruppo, quindi vi chiedo di darmi la vostra disponibilità anche alla luce del fatto che a questa conferenza di capigruppo bisognerà ovviamente far partecipare anche altri consiglieri, visto e considerato che vi sono solamente due gruppi in seno al consiglio e quindi vi è la necessità comunque di ascoltare diverse anime in seno al consiglio. Quindi ovviamente la conferenza è allargata come sempre stato al vicepresidente e poi in questo caso specifico, come succede ormai da qualche tempo a questa parte, anche agli altri consiglieri. Quindi dovreste darmi delle disponibilità per partecipare a una conferenza che vorrei svolgere entro la settimana per anche programmare i lavori consiliari. Allora, consigliere Schembri ha delle comunicazioni, prego. Sì, Presidente. Innanzitutto mi duole constatare che purtroppo non so se siamo sfortunati, ogni qualvolta che abbiamo un ospite che viene a proporre qualche cosa di interessante, qualcosa di costruttivo per la circoscrizione, la settimana dopo si dimette, quindi mi sa che dobbiamo farci benedire, Presidente. Avremmo bisogno di più che di un assessore e di un buon prete, perché tre volte su tre, prima l'assessore che si occupava delle postazioni anagrafiche, e la settimana dopo si è dimesso, poi l'altro assessore che ora non mi ricordo il nome si è dimesso, e ora l'assessore Costumati che è venuto, e l'assessore Pianpiano, sono quattro addirittura, erano gli unici che ci avevano onorato la loro presenza, gli unici che avevano fatto delle proposte interessanti, che diciamo che si erano quantomeno degnati di venire ai lavori di consiglio e a venire ad ascoltare le nostre rimostranze. E si sono dimessi, quindi mi duole constatare che siamo sempre al palo e siamo sempre al punto di partenza, facciamo il passo del gambero, un passo avanti e un passo indietro. Comunque, lasciando stare le magre rimostranze, volevo comunicare che stamattina mi sono recato in Via Lazio
perché avevo un'urgenza mia, ero regolarmente prenotato e purtroppo ho assistito all'aggressione da parte di un energumeno del personale che era addetto alla vigilanza. Ora, siccome ce l'ho già disponibile, vi giro nella chat, così magari possiamo anche metterla online, così anche chi vuole vedere, chi vedrà la registrazione potrà constatare che situazione c'è in Viale Lazio. Carabinieri, la postazione anagrafica che ha sospeso il servizio per 2 ore e mezza, l'ambulanza, la persona è stata spintonata, ha battuto la testa ed è stata trasportata con l'ambulanza in ospedale. E assembramenti, perché immaginatevi voi, con tutte le persone che erano prenotate, le persone che si accalcavano perché c'era una situazione di emergenza, poi sono intervenute 4 pattuglie dei carabinieri, insomma una situazione che non vi dico ora. Questo perché la situazione non va bene, perché la gente è esasperata e nulla giustifica naturalmente lo squallido episodio da parte di un energumeno che tra parentesi denotava anche disturbi mentali, secondo me, però sta di fatto che queste situazioni sono all'ordine del giorno in tutte le postazioni anagrafiche, che Viale Lazio è presa d'assalto e che è l'unica postazione anagrafica con prenotazioni che gli utenti lamentavano anche a settembre. Da oggi, per una carta d'identità, si è passati non più a luglio ma a settembre, e quindi gli operatori sono esasperati, chiedono giornalmente l'ausilio delle forze dell'ordine perché non riescano a lavorare. Mi dica, Presidente, se questa è una situazione che può andare avanti. Questo ricordo che era un servizio che doveva essere snellito in periodo di pandemia, che doveva essere migliorato, che doveva essere facile da poter essere fruibile per gli utenti, ma di fatto si è trasformato in un inferno per la cittadinanza e in un inferno per gli operatori che lavorano all'interno della postazione anagrafica. Presidente, a voi i commenti, perché penso che la fotografia che ho mandato in chat su WhatsApp sia eloquente. Grazie. Guardi, consigliere, io quello che posso dirle, al di là dei commenti, perché lasciano il tempo che trovano, io posso dirvi questo. Poc'anzi col segretario ci siamo anche confrontati rispetto alle questioni afferenti le postazioni. E allora vi volevo al riguardo dire, e il segretario potrà darmi conferma, che da parte dell'amministrazione è stato fatto un interpello, ovvero sia un avviso a tutti gli operatori d'anagrafe. Perché? Perché vi sono dei soldi, dei fondi, che possono e che verranno destinati per lavoro straordinario, per consentire alle postazioni anagrafiche operanti sul territorio di aprire anche nei pomeriggi, non solo un pomeriggio a settimana, bensì più pomeriggi a settimana in base alla disponibilità degli operatori. Ebbene, questa proposta ovviamente non è un precetto, è facoltativa di aderire a questo interpello. A questo avviso hanno aderito in poche postazioni. Lungi da me commentare il perché e il per come hanno aderito poche postazioni. Perché i motivi possono essere diversi, e quindi il dato comunque è che vi è la volontà di aprire le postazioni anche il pomeriggio, compreso Viale Lazio, cioè più pomeriggi a settimana, in modo da poter avere più giorni per smaltire tutto il lavoro da fare per le carte d'identità. Ancora questa apertura pomeridiana non è partita,
dovrebbe a partire a breve. Per quanto riguarda l'ottava circoscrizione, noi stiamo lavorando ai fianchi, per usare un'espressione così sportiva, gergo sportivo, e l'amministrazione affinché si possa avere un personale che consenta di proseguire il lavoro dello stato civile e anche aprire l'anagrafe, perché ad oggi abbiamo i POS, ma non abbiamo il personale per lo sportello anagrafico per fare le carte d'identità, per fare i pass zone blu e quant'altro. Ovviamente mi auguro che una volta, spero il prima possibile, si riapra l'anagrafe e questa possibilità, di aprire anche nei giorni, nei pomeriggi, possa essere anche, diciamo, estesa all'ottava circoscrizione. Quindi c'è la volontà la consapevolezza, mi scusi, più che la consapevolezza che la situazione è molto difficile. Tant'è che si intende appunto aprire le postazioni anche nei pomeriggi. Quindi mi auguro che possano esserci delle novità per i cittadini da potervi dire, e anche per l'ottava circoscrizione, perché in questo momento non abbiamo solamente l'ufficio stato civile, ma l'ufficio stato civile si regge su due unità lavorative. Come vi ho detto più volte, una di queste unità lavorative a breve sarà posta in quiescenza e quindi andrà in pensione, e quindi diciamo abbiamo bisogno di una sostituzione urgente che ho più volte richiesto. Il segretario pure ha fatto la nostra posizione, ha fatto pure più volte richieste e pressioni affinché arrivi questa sostituzione. Non è diciamo, una novità, e spero che si possa, avere questa sostituzione. Allora, vi volevo dire che la scorsa settimana ho avuto un incontro con l'assessore Catania, nel senso che l'assessore Catania ha chiesto un incontro per il tramite dell'assessora Marano un incontro con i presidenti di circoscrizione per quanto riguarda il PRG. Allora, la proposta che ci è stata fatta è quella di organizzare due appuntamenti. Un primo appuntamento interesserà quattro circoscrizioni. Un secondo appuntamento interesserà altre quattro circoscrizioni e sarà quindi una seduta congiunta di quattro circoscrizioni alla presenza dell'assessore Catania, del capo area dottore Maneri, dell'ingegnere Pitrolo, dell'ingegnere Liuzzo, dell'architetto Liuzzo, che sono tecnici che hanno lavorato sul piano regolatore. Quindi una seduta congiunta con le altre circoscrizioni per discutere del PRG, per illustrare il PRG, ai fini dell'espressione del parere. Non appena noi avremo una data, che ovviamente verrà stabilita dall'amministrazione, io vi informerò tempestivamente, quindi sapremo a breve quando sarà questa seduta. Se sarà una seduta, sarà un incontro informale, non lo so questo, visto che ogni circoscrizione ha un orario di convocazione differente. L'ho fatto presente, ma come al solito, diciamo, adesso noi a decidere, né si capisce quali sono i problemi organizzativi che una circoscrizione può avere con le videoconferenze, gli orari di convocazione, ma siccome diciamo, non sono io che decido questi metodi,
non posso farci nulla. Quindi sapremo quando sarà convocata questa riunione, questa seduta congiunta, e quindi vi inviterò ovviamente a partecipare, perché si tratterà di una seduta, formalmente di una seduta di consiglio di circoscrizione. Fino a questo è stato riferito dall'assessorato all'urbanistica Catania. E si discuterà di PRG, non si potrà discutere di altro, ovviamente. Allora, ci sono comunicazioni? Perché io a breve dovrò andare via. Anzi, nel frattempo nomino il collegio degli scrutatori. Gli scrutatori propongo come scrutatori consigliere Schembri, Amore e Governale. Ci sono osservazioni o obiezioni rispetto a questa proposta? Non ci sono osservazioni. Ripeto, a beneficio dei consiglieri che non erano presenti, che domani alle ore 12 sarà presente l'assessore Prestigiacomo, quindi al secondo appello. Quindi io mi mi organizzerò con il segretario per la chiamata del primo appello, e poi alle mezzogiorno ci collegheremo per il secondo appello. Va bene. Allora, c'erano altre comunicazioni che io comunque vi ho girato via email, quindi voi avete avuto modo di leggere le email che vi ho girato. Presidente, avevo chiesto di intervenire sul punto comunicazioni in chat, forse non se ne è accorto. Non l'avevo letto. Prego. Sì, c'è anche il consigliere Romano. Prego. Grazie Presidente, io volevo introdurre due temi che dovrebbero essere in scadenza per la nostra circoscrizione. Non abbiamo più avuto informazioni relativamente alla partecipazione della nostra circoscrizione sull'iniziativa dell'assessorato alle attività scolastiche della settimana civica. Ricordo che era programmato un evento cardine per la settimana civica che stiamo attraversando dal lunedì 19 a sabato a domenica 25, in concomitanza con la ricorrenza della festa della Liberazione. E volevo sapere se c'erano aggiornamenti anche da poter trasferire agli istituti comprensivi che dovevano essere coinvolti in questa iniziativa. E poi, relativamente ai passaggi che dovevano essere affrontati dalla nostra circoscrizione in questa settimana, in relazione alla costituzione del Comitato Educativo di Circoscrizione. Grazie. Io ricordo di aver inviato un'email la scorsa settimana per quanto riguarda la settimana dell'educazione civica. All'assessore Marano. Vi è arrivata questa email? Di che mail si tratta? L'email riguardato, diciamo, questa settimana della... Era una mail dell'assessora a lei o di lei all'assessora? No, un'email mia all'assessore. Ma noi abbiamo notizie e il link per collegarsi, perché quindi io mi riferivo a informazioni provenienti dall'assessorato.
Posso parlare? Grazie. Allora, io ho inviato un'email il 12 aprile all'assessore Marano e anche a un funzionario dell'assessorato alla scuola e vi ho messo per conoscenza. Questa email ve la leggo. L'avete ricevuta? La Presidente, mi scusi l'interruzione, non volevo. Siccome è uscita la dottoressa Conforti, assumo le funzioni di segretario. Ok, sì. Allora, la mail è, come anticipato per le vie brevi, sono due gli istituti scolastici dell'ottava circoscrizione che hanno aderito. L'Istituto Comprensivo Statale Alberico Gentili e l'Istituto Comprensivo Statale Gianni XXIII Piazzi. L'indicazione di due istituti scaturisce da un confronto in seno al Consiglio. Quindi, ovviamente, sarà cura dell'assessorato alla pubblica istruzione contattare i due istituti. Noi abbiamo fatto la nostra parte, nonostante, diciamo, le discussioni che io ho delicatamente ricostruito con un confronto in seno al Consiglio. E quindi l'amministrazione, questo sarà l'assessore, dovrà, diciamo, ha il compito di contattare le due istituzioni scolastiche per quanto riguarda l'invito a partecipare a questo incontro in videoconferenza. Ok, no, non mi era chiaro che il nostro compito si fosse esaurito, ecco, soltanto questo. Anzi, il suo riscontro alla mia richiesta di informazioni mi conforta perché, quindi, insomma, non c'è nulla che manchi in questo senso. Io dico, a noi presidenti, l'assessore ci ha chiesto di individuare un istituto, in questo caso due, per partecipare. Io ho dato l'indicazione di due istituti che hanno dato l'adesione, poi sarà compito dell'assessorato inviare il link, l'email ai due istituti. Io non credo che i presidenti poi parteciperanno a questo incontro. Io non, cioè non, questo non è chiaro. Penso che noi non abbiamo avuto il compito di indicare degli istituti. Altre email io non ne ho ricevute dall'assessorato alla Marano. Anzi, approfitto per ringraziarlo perché aveva dato come circoscrizione diciamo, di dare un istituto. Noi ne abbiamo indicati due. E quindi da questo punto di vista, alla fine, lo ringrazio. Quindi domani ci sarà questo incontro. Io voglio credere che, il dirigente dell'Istituto Comprensivo Piazzi e il dirigente dell'Istituto Comprensivo Abrigo Gentili, siano stati contattati per partecipare. Dopodiché io vi ho proprio messo a conoscenza di questa, mia, comunicazione, proprio per confermarvi che le indicazioni che erano state date sono state comunque confermate e quindi diciamo, l'assessore poi procederà con l'invito. Per quanto riguarda la comitato educativo, io ancora non ho avuto diciamo, la possibilità di firmare questo appello, questa documentazione che è arrivata. Quindi a breve la dovremo pubblicare. Io non ho avuto modo di partecipare alle sedute della scorsa settimana. Allora, il consigliere Forzinetti, buongiorno. Buongiorno. Ok, va bene. Il segretario in questa fase è lei. Buongiorno. Buongiorno. Ok. Ah, chiedo scusa, mi ero un attimino distratto. A posto. Va bene. Allora, io mi devo allontanare in questo momento, quindi do la parola, no, do la presila, chiedo al Presidente, mi vicepresidente. scusi, prima che si allontana, vorrei capire domani, possiamo parlare anche in presenza degli ospiti del cantiere di via Francesco Guardione, che
che io avevo rappresentato nella seduta del 15 aprile, che lei non era in seduta, perché comunque questo cantiere, io ho approfondito l'indagine, mi dicono i residenti, i negozianti della zona, che è chiuso da 4 anni. Se non ne parla lei, ne parlo io. Dico, possiamo parlare, dico, perché io mi ero riservato di presentare un'interrogazione con risposta scritta, ma visto che abbiamo, diciamo, gli uffici, chi è che può darci maggiori delucidazioni, presumo che sia il caso di approfittarne. Io ripeto, l'incontro verte su tutte le deleghe dell'assessore Prestigiacomo, tra cui i lavori, in questo caso quelli per il collettore fognario, che riguardano via Roma a angolo via Amari, via Guardione. Quindi da questo punto di vista l'intervento si può fare. Peraltro mi ricordo che quando l'assessore Prestigiacomo partecipò a una precedente riunione, io parlai espressamente del cantiere via Guardione, piazza 13 Vittime. Ma purtroppo la situazione è rimasta ferma al palo. Ovviamente questi incontri non è che servono ovviamente a sbloccare la situazione, che evidentemente la situazione è bloccata per problemi che sono come dire, alla nostra portata. Però diciamo, sicuramente è utile avere un confronto con l'assessore per poter avere delle informazioni di prima mano, per capire quali sono i tempi, quali sono gli intoppi e sapere se c'è una strategia per superare questi intoppi o meno. Quindi ovviamente i cantieri che riguardano il collettore fognario potranno essere oggetto della discussione, di domani, così come anche le questioni legate i lavori per l'anello ferroviario sono di competenza dell'assessore Catania. No, quello è di competenza dell'assessore Catania. Quello del collettore fognario sono di competenza dell'assessore Prestigiacomo. Presidente, mi scusi, via Archimede. Via Archimede. Traversa di via Roma Nuova. Archimede cosa? Cosa dobbiamo dire su via Archimede? Quello è un problema. I lavori sulla fognatura, su via Crispi, su tutta questa situazione che va avanti da almeno 5 anni. La possiamo evidenziare. Penso che ci sia un'attinenza, anche se i lavori dell'anello ferroviario sono di competenza dell'assessore Catania, penso che ci sia un'attinenza. Poi tentare non nuoce. Certo, anche perché lì magari ci sono, come è stato riscontrato, due tipi di problematiche diverse. Fino a stamattina hanno fatto un altro spurgo, lì si va avanti uno spurgo ogni 3 giorni, quindi ci sarà anche un problema di fognario sicuramente, oltre che di qualificazione sulle falde. E comunque l'assessore alla delega i rapporti funzionali con AMAP, quindi anche i lavori dell'AMAP dell'assessore Prestigiacomo. Vabbè. Presidente, vorrei aggiungere invece, che l'assessore ha la delega pure per... Presidente, fa parte di RFI, giusto? Allora, Presidente, volevo dire che anche l'assessore ha la delega alla protezione civile, e la problematica che rappresenta il collega Schembri io la ritengo anche di competenza di protezione civile, sia per natura sanitaria sia per natura di sicurezza dei residenti, perché diciamo, da quelli che sono stati sopralluoghi in passato, i tecnici non riconducono la problematica di questa fuoriuscita anche di liquami, nonché di acqua dai sotterranei e lavori dall'anello ferroviario, anche se sembrerebbero direttamente collegati. Però, diciamo, su questo la funzione di delega alla protezione civile potrebbe essere un'ottima strategia da attuare, proprio affinché l'assessore, se non già non ci ha pensato, in virtù di delega a protezione civile, può effettuare quello che è un monitoraggio a 360 gradi. Allora, l'architetto di Lorenzo, l'ingegnere di Lorenzo del Casale, si occupa da poco proprio di protezione civile, quindi c'è la persona adatta
è preposta a darvi, a darci delle risposte rispetto a questa anomalia. Fermo restando comunque che ha preso, è stata trasferita alla Protezione Civile da poche settimane, quindi magari non conosce fatti e antefatti, però è la persona che può prendersi ca carico. Che deve prendersi carico di questa grossa e annosa anomalia che interessa l'ottava circoscrizione. Allora, consigliere Schembri, aveva finito lei? Va bene, se non mi sente, allora va Sì, la sento a tratti, Presidente. bene, ha finito lei? Io sì, ho finito, Presidente. Ok, grazie, grazie. Allora, invito il vicepresidente a proseguire i lavori. Io mi devo scollegare. Buona prosecuzione dei lavori. Arrivederla. Ok, benissimo. Allora, alle 13:38 il presidente Marco Frascapolare abbandona i lavori, assume le funzioni di presidente il vicepresidente Longo. Allora, io in chat vedo una richiesta di intervento del consigliere Romano sul punto comunicazioni, è corretto? Sì, esatto, Presidente. Prego. No, io volevo, mi dispiace che è andato via il Presidente, perché alcuni utenti mi chiedono più che una comunicazione, è una richiesta, di sapere questo tesserino per vaccinati, per quanto riguarda le partenze da regione, spostamenti e tutto, se viene rilasciato dal comune di Palermo, dall'ASP, se abbiamo delle notizie in merito. È una notizia che è giunta al telegiornale. Mi hanno chiamato vari utenti dicendomi chi ha già effettuato le due dosi anti-Covid, a chi può richiedere questo tesserino per gli spostamenti? Sì, allora ancora questa la formalizzazione di questo strumento di cui si parla ancora non è stata normata, quindi sicuramente prima dovrà essere definito per legge. Attualmente è una proposta, una previsione. Sicuramente sarà istituito questa attestazione, questa certificazione. Che consentirà di svolgere un determinato tipo di attività che tra l'altro anche qui non sono ancora ben definite, ma ripeto, ancora non è stato istituito questo certificato, quindi lei al momento può tranquillamente rispondere che si è in attesa della istituzione di questo strumento di cui si parla, ma che attualmente è solo in fase di proposta. Tra l'altro dovranno essere definiti con precisione i presupposti per il rilascio di questa certificazione che non prevede solo la possibilità di svolgere alcune attività, alcuni spostamenti, prevederà la possibilità di svolgere alcune attività e alcuni spostamenti in ipotesi di avvenuta somministrazione dei vaccini, ma anche in altre ipotesi. Come ad esempio una delle altre ipotesi che daranno, dovrebbero dare seguito al rilascio di una specifica attestazione, c'è anche quella relativa al fatto di avere attraversato il contagio da Covid-19 e ovviamente essere successivamente risultati negativi. In un certo periodo di tempo, quindi entro un certo periodo di tempo. Grazie. Grazie a lei. Comunque, sicuramente ci sarà modo di seguire ulteriori aggiornamenti in merito a un argomento che appunto è sicuramente di interesse comune, di interesse collettivo e quindi anche di interesse dei cittadini dell'ottava circoscrizione. Anche perché, come lei ha correttamente introdotto, si dovrà anche definire quali sono
gli uffici che rilasceranno queste certificazioni. Se sarà l'ASP o sarà il comune sulla base di indicazioni e trasmissione di dati e di attestazioni da parte dell'ASP. Allora, ci sono ulteriori richieste di intervento sul punto comunicazioni? Controllo anche in chat. Mi pare che non ci siano ulteriori richieste di intervento sul punto comunicazioni, quindi a questo punto chiudo la trattazione del punto comunicazioni. Informalmente vi chiedo se ci siano richieste di question time nella seduta odierna. Quindi mi pare che non ci siano richieste di question time. Allora, se i capigruppo e i consiglieri sono d'accordo, io procederei con il prelievo di atti ispettivi. C'è la consigliera Gallè collegata? Sì. Sì. Allora, c'è una mozione a sua firma iscritta al numero 80 all'ordine del giorno. Ricollocazione di telecamere di sorveglianza in via Simone Gulì? Sì, Presidente. È d'accordo se la trattiamo? Sì. Bene, allora... A questo punto il Presidente scusate, ho avuto problemi di linea. Sì. E allora a questo punto quindi il Presidente propone il prelievo del punto 80 all'ordine del giorno. Mozione a firma del consigliere Gallè. Ricollocazione di telecamere di sorveglianza in via Simone Gulì numero 150. Se non ci sono richieste di intervento a favore o contro rispetto a questa richiesta di prelievo, la pongo in votazione per appello nominale. Il consigliere Forzinetti, che svolge anche le funzioni di segretario, è pronto per chiamare? Sì, pronto, Presidente. Benissimo, allora invito il consigliere segretario, consigliere Forzinetti, a chiamare l'appello. Sì. Frasca Polara. Assente. Amore. Favorevole. Di Napoli. Favorevole. Forzinetti, favorevole. Gallè. Favorevole. Governale. Favorevole. Presidente Longo. Favorevole. Palumbo. Favorevole. Romano. Favorevole. Scambri. Favorevole. Presidente, siamo 9 favorevoli. Benissimo. E allora, 10, quindi 9 favorevoli. Sì, 9 presenti, 9 favorevoli. Quindi a questo punto, grazie segretario, quindi... Dichiaro approvato il prelievo della mozione iscritta al numero 80 all'ordine del giorno all'unanimità dei presenti e procedo con il cedere la parola alla consigliera firmataria, consigliera Gallè, al fine di esporre al Consiglio la mozione a sua firma. Prego. Presidente, sto cercando perché purtroppo non trovo sul PC la mozione. Sì. Ho problemi di connessione, quindi sono ovviamente connesso col cellulare, non posso connettermi. Allora sto cercando anch'io di... Ok, quindi sicuramente io non posso mandarla. Vediamo diciamo, se riesco a trovarla io. Ok, io l'ho trovata adesso sul computer finalmente. Però non posso riprodurla.
Allora, diciamo che la mozione in oggetto è stata fatta per, in maniera particolare, una situazione che si ripete su via Simone Guli. Diciamo che c'è una situazione di disagio, purtroppo dettata dalla cattiva abitudine di alcuni residenti di quell'area di conferire intorno ad una serie di cassonetti che appunto si trovano al 150 di via Simone Guli, di conferire quindi questi rifiuti ingombranti. In questa occasione specifica, diciamo, è stato impiegato qualcosa come 3 mesi circa per appunto scusa un attimo. Sì, c'è il cagnolino della consigliera Gallè che si vuole fare sentire nel corso della discussione. Ma non è pure consigliere il cagnolino. È consigliere onorario. Abbiamo un consigliere aggiunto. Un consigliere aggiunto. Allora, io intanto sto cercando di presentare la mozione a firma della consigliera Gallè, vediamo se ci riesco. Grazie. Quindi diceva, in maniera particolare l'ultima volta in cui si è creata purtroppo questa discarica, l'amministrazione non è stata nelle condizioni di poterla togliere per circa 2-3 mesi, per cui è successo ovviamente. Si vede? Sì. Diciamo che i residenti dell'area hanno lamentato fortemente appunto questa presenza di rifiuti ingombranti. Tra le altre cose è stato conferito un recipiente in amianto che fortunatamente poi alla fine, grazie anche all'intervento del Consiglio, è stato poi immediatamente rimosso, perché altrimenti avrebbe rappresentato un ulteriore problema. Proprio in merito a tutta questa questione, in accordo con gli stessi residenti, abbiamo pensato di collocare proprio al civico 150 delle telecamere di sorveglianza, che quindi cerchino ovviamente di ovviare al problema appunto di questa cattiva abitudine dei cittadini e in generale anche di attenzionare comunque l'area per evitare gli abbandoni, ecco. Quindi quello che chiedo è proprio di prevedere con urgenza la collocazione di telecamere di videosorveglianza per fronteggiare l'abbandono dei rifiuti ingombranti ed evitare la creazione di discariche nella via in oggetto. Ha terminato? Sì. E allora, prima di cedere la parola ad eventuali interventi dei consiglieri, sì, si sta prenotando il consigliere Romano, un paio di chiarimenti alla consigliera firmataria li volevo chiedere io. Il primo è relativamente all'intestazione dell'oggetto, dove si parla di ricollocazione di telecamere, forse un refuso, perché il termine ricollocazione mi faceva pensare che in passato fossero già state collocate le telecamere. In realtà poi nella parte dispositiva si chiede la collocazione di telecamere, mentre nella parte emotiva non vedo alcun cenno relativamente a una precedente collocazione di telecamere. No, prego. Purtroppo è un refuso. Benissimo, quindi dobbiamo intenderla come una collocazione, non come ricollocazione. Sì, esatto. Praticamente se c'è bisogno di fare un emendamento possiamo anche farlo. E poi quindi via Simone Guli, altezza civico 150? Sì, praticamente dietro questi cassonetti sono circa un gruppo di circa 3 o 4 cassonetti, c'è una palazzina abbandonata e proprio in funzione di questo abbandono, ovviamente sul marciapiede, che quindi retrostante i cassonetti, si crea ogni volta questa discarica a dismisura, perché addirittura si estende fino al vicoletto che è adiacente al 150 e quindi gli stessi residenti del vicoletto hanno poi difficoltà ad entrare all'interno. Sì,
Io non ho presente con precisione il tratto di via Simone Gulì all'altezza del civico 150, però ricordando a questo punto posso interrompere la presentazione intanto? Per me sì. Va bene. Allora, ricordando che la funzionalità e l'efficacia delle telecamere di sorveglianza per scoraggiare l'abbandono illecito di rifiuti è maggiore in corrispondenza delle discariche dove si presume che l'abbandono avvenga attraverso veicoli, perché chiaramente laddove i rifiuti vengono illecitamente abbandonati da pedoni, le telecamere non possono che riprendere ovviamente soltanto le sagome, le figure, le persone, ma con poca possibilità poi di una identificazione, a meno che non si tratti di persone note. La via Simone Gulì invece in questo caso è notoriamente una strada di passaggio in cui questi rifiuti, soprattutto ingombranti, vengono abbandonati illecitamente, in quanto lì trasportati con mezzi meccanici, con auto o piuttosto con furgoni. Quindi da questo punto di vista lo strumento della collocazione di videocamere potrebbe essere uno strumento, un deterrente particolarmente incisivo, mi permetto di dire. Allora, a questo punto lascio la parola al consigliere Romano, che aveva già preannunciato di volere intervenire. Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente. Ovviamente voterò in maniera favorevole a questa mozione, non potrei far di meno, però si aprono due scenari, perché io ho fatto una richiesta analoga per quanto riguarda Piazzale Giotto. La telecamera funge solo comunque da deterrente, nel senso che a livello penale fondamentalmente dovrebbe essere disposto l'identificazione, dico il mio lavoro, lei lo sa come il suo, siamo avvocati, dovrebbe essere disposto dalla procura. Perciò tecnicamente, se la procura non dovesse disporre l'identificazione di questi soggetti attraverso la telecamera, non dovesse autorizzare queste telecamere, fondamentalmente il reato è inesistente, non si potrebbe perseguire penalmente questo soggetto. Potrebbe essere solo un problema amministrativo sull'abbandono di questi rifiuti sul territorio del Comune di Palermo. Volevo fare solo questa precisazione. Grazie. Grazie a lei, la precisazione è pertinente. Ricordando che l'abbandono illecito di rifiuti comporta due aspetti dal punto di vista legale, come correttamente ricordava il consigliere Romano, che sono l'aspetto dell'illecito amministrativo e l'aspetto dell'illecito penale. È chiaro che nel momento in cui la collocazione della videocamera è gestita dalla Polizia Municipale del Comune, si pone come deterrente con la possibilità, deterrente ovviamente del comportamento nocivo, pregiudizievole per la collettività, ma con la finalità di sanzionare i cittadini esclusivamente dal punto di vista amministrativo. A meno che, come ricordava il consigliere Romano, poi non ci sia una specifica disposizione da parte della Procura della Repubblica di utilizzare eventualmente lo stesso strumento di registrazione video anche ai fini della punibilità di eventuali reati che si commettano in quel luogo. Ci sono ulteriori richieste di intervento sulla mozione? Sì, Presidente, se è possibile. Prego, consigliere Schiambri.
Io sono favorevole alla mozione del consigliere Gallè. Ricordo anche che nella zona sono presenti diversi siti che sono interessati all'abbandono dei rifiuti. E diciamo che in tutta l'ottava circoscrizione saranno almeno... Scusi se la interrompo, consigliere Schiembri. Nella chat è stato... No, non vedevo più il consigliere Forzinetti, in realtà lo vedo tuttora collegato. Prego. Sì. Sì, no, aveva solo il video oscurato. Sì. Mi scusi. Stavo dicendo che ci sono in circoscrizione almeno 50 siti di questo tipo, 3-4 nella zona Monte Pellegrino, che è la zona in cui ricade la mozione. Dai report della Polizia Municipale abbiamo dedotto che dove sono presenti le telecamere molte volte, anzi per la maggior parte delle volte, questi abbandoni vengono fatti da soggetti che smaltiscono rifiuti indifferenziati domestici, e dove sono rifiuti ingombranti molte volte i mezzi sono sprovvisti o con la targa camuffata. Quindi sì, è un deterrente, sicuramente è uno strumento importante, però senza il supporto dei controlli sul territorio della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine a ben poco servono, perché una volta che vengono individuati, chi vuole smaltire, chi vuole delinquere, perché di fatto si tratta di episodi delinquenziali e criminali, chi vuole delinquere prende le giuste le dovute precauzioni per non farsi beccare. Quindi a supporto delle telecamere comunque serve sempre il controllo delle forze dell'ordine, che di fatto non viene garantito, perché noi in circoscrizione abbiamo più volte segnalato questo tipo di episodi e più volte siamo stati prontamente smentiti dai non controlli delle forze di polizia preposte. Quindi io sono favorevole, ben vengano le telecamere, sono sicuramente un deterrente, ma sicuramente ci deve essere l'azione sul campo da parte della Polizia Municipale. Grazie. Sì, grazie consigliere Schiembri, ovviamente sì, condivido l'intervento, e io l'ho più volte anche espresso e manifestato che auspicherei un controllo un po' più diciamo impegnato da parte delle forze dell'ordine, non solo da parte della Polizia Municipale, per limitare e prevenire e sanzionare questo tipo di comportamenti illeciti. Allora, aveva alzato la mano e credo che fosse una richiesta di intervento anche il consigliere Palumbo, è corretto? Sì, grazie Presidente. Prego, consigliere Palumbo. No, volevo intervenire in merito alla discussione in corso su questa proposta della consigliera Gallè, che ricordo a tutto il Consiglio quanto richiesto con una mia interrogazione con risposta scritta in merito a uno dei tanti siti dell'ottava circoscrizione oggetto di discarica, in merito all'efficacia e agli effetti di quello che è la videosorveglianza. Nello specifico il comando dei vigili mi risponde, ci risponde, per quanto attiene l'anno 2020, che prima della collocazione della videosorveglianza, quindi prima del 15 di ottobre, per il 2020 erano state irrogate 14 sanzioni da 50 euro più una sanzione di 333 euro in merito ad un tentativo di un soggetto sul lasciare sul suolo dei rifiuti ingombranti. Dal 15 di ottobre saliamo immediatamente la nota riporta come data 8 gennaio 2021 sono state irrogate 19 infrazioni, quindi un po' l'effetto dal punto di vista amministrativo, intanto perché è fatto salvo la questione che sul penale, chiaramente come ha ben precisato il collega Romano, la procedura è ben altra. Dal punto di vista amministrativo, insomma, si è vista anche un'impennata
anche se modesta, delle sanzioni erogate ai cittadini. Quindi condivido appieno quello che è la proposta di quest'atto ispettivo, anche perché la stessa via in passato è stata oggetto di interventi sul question time, proprio sulla rimozione sempre della discarica sullo stesso sito, anche siti che si trovano anche un po' più avanti, proprio per scongiurare quello che è il conferimento illecito dei rifiuti. Fermo restando che una situazione del genere a livello di circoscrizione, aggiungo anche cittadino, dovrebbe essere ben valutato, insomma avviato un'azione repressiva, aggiungerei, proprio a ridarci un senso di comportamento civico consono per diciamo una città del 2021, tra l'altro la quinta città d'Italia, che purtroppo oltre che le inefficienze amministrative c'è anche il comportamento diciamo non corretto di qualche cittadino. Grazie consigliere Palumbo. Ci sono ulteriori richieste di intervento? Allora, in assenza di ulteriori richieste di intervento, chiudo la fase della discussione della mozione, apro la fase della votazione, che ovviamente dispongo per appello nominale. Quindi invito il consigliere segretario, sì, consigliere Forzinetti, a chiamare l'appello. Frasca Polaro, assente. Amore. Favorevole. Di Napoli. Favorevole. Forzinetti, presente. Gallè. Presente. E cosa vota, consigliere Forzinetti? Favorevole. Ok, no, no, non si era sentito. Oh, che scusa. Gallè. Favorevole. Governale. Favorevole. Longo. Favorevole. Palumbo. Favorevole. Romano. Favorevole. Scambri. Favorevole. Presidente, 9 favorevoli. Benissimo, grazie consigliere segretario. Allora, all'esito della votazione, dichiaro approvata la mozione a firma della consigliera Gallè, iscritta al numero 80 all'ordine del giorno, avente ad oggetto collocazione di telecamere di sorveglianza in via Simone Gulì, altezza numero 150, all'unanimità dei presenti. Allora, a questo punto sono le 14.05, ci sono ulteriori esigenze di prelievo di punti all'ordine del giorno? Vi ricordo che siamo convocati per domani, la seduta del 22 aprile, con la presenza prevista dell'assessora all'urbanistica, alle opere pubbliche e con altre deleghe, l'assessora Prestigiacomo, insieme a due tecnici del comune, degli uffici del comune di Palermo. E allora a questo punto, quindi alle 14.06, dopo aver conferito con i capigruppo e con il resto del consiglio, dichiaro chiusa la seduta, ricordando che i lavori sono aggiornati a domani in virtù di idonea convocazione. Arrivederci. Arrivederci.